Salve a tutti, oggi vi parlo di una funzionalità particolare che alcuni mi chiedono, alcuni sanno già benissimo utilizzare e che si trova allo stato attuale diffusa per il pubblico. È una funzionalità controversa nel senso che sposa l'utilizzo di un navigatore stradale per farlo diventare un social. Però andiamo avanti e scopriamo con calma che cosa significa seguimi su Google Maps. Non confondiamo il seguimi su Google Maps come la funzionalità di seguire la posizione della persona in tempo reale. No, non stiamo parlando di questo. Seguimi su Google Maps può indicare che io seguo qualcuno su Google Maps per vedere quali sono le sue foto pubblicate, le sue recensioni, le sue peculiarità. Però, per andare più nel dettaglio, andiamo ad aprire il mio profilo Google Maps. In questo caso, questo è il mio profilo Google Maps. In questo caso, all'interno di questo profilo su Google Maps ci sono le varie fotografie. Io, essendo una local guide, così li chiama Google, le persone che lasciano le recensioni e aderiscono a contribuire al programma Local Guides e il programma Google Maps per le recensioni, quando mi trovo in un determinato luogo vado a pubblicare delle foto o dei video. Ad esempio, apriamo una fotografia con una pasticceria dei Cefalù e troviamo dei cannoli. Ho anche pubblicato una foto con il piccolissimo simpatico gadget Local Guides, però questo è quanto. Questa è una pasticceria, questa è un'altra, diciamo, foto che in questo caso Google ha tenuto separate, sono molto simili. Però ognuna è leggermente diversa. Questo, ad esempio, è l'ingresso di un luogo, piuttosto che questo, che può essere il menu di un luogo. Google Maps permette a tutte le persone di andare a pubblicare delle informazioni che possono essere più o meno attinenti con la località o l'attrazione turistica o il luogo di passaggio, come può essere, ad esempio, la stazione ferroviaria, o come può essere ad esempio l'ingresso di un ristorante, per andare a far vedere su Maps, sulla piattaforma Google Maps, quali sono le caratteristiche di quel luogo, quello che vedono le persone. Ovviamente ognuno di noi può andare ad aggiungere tutte le informazioni che vuole e possono essere di seguito ritrovabili, rivisibili direttamente dagli utenti finali. In questo caso questo è il mio profilo, dopo vi faccio vedere come si fa ad accedere a questa pagina, ma in questo caso io posso andare all'interno e posso andare a vedere un luogo qualsiasi. Ad esempio prendo un bar e a questo punto vedo all'interno del bar che ho aggiunto delle fotografie per ritrarre il menu o per ritrarre i piatti. Ok? Vado all'interno di un altro luogo e vado a vedere la stazione di servizio. A fianco ci può essere, non è obbligatoria, ma ci può essere anche la recensione. Quindi io vado a vedere il luogo e vado a vedere ciò che è stato scritto dalla persona. Se io vado a cliccare su un luogo, quindi Cla Caffè per esempio, vado a vedere non solo la mia recensione, ma anche quella di altre persone. In questo caso ce ne sono solo due. È un luogo poco popolare, nel senso che comunque non riceve molte recensioni, però comunque esiste. La mia recensione corrisponde al 50% delle recensioni. Andiamo a vedere un altro luogo, in questo caso Cla Caffè, che si trova dall'altra parte della strada, quindi c'è un doppio luogo e probabilmente quest'altro è più popolare, e c'ha 535 recensioni, quindi o c'è un errore di inserimento, magari è stato duplicato, o questo qui viene trovato di più. Andiamo a verificare un secondo quest'altro luogo e vediamo che ci sono delle altre recensioni. Quindi, sono recensioni pubbliche. Io posso andare a vedere cosa hanno scritto queste persone. Quindi, il fatto di rendere il profilo Google Maps seguibile, facciamo attenzione che non invade la privacy di qualcuno perché queste recensioni sono già pubbliche. Cambia la situazione perché in questo caso io vado all'interno di un luogo e vado a vedere
quali sono le recensioni di quel luogo. Con il discorso seguimi su Google Maps invece vado a vedere esclusivamente le recensioni, le informazioni di quella persona. Quindi se io torno all'indietro vado a vedere le mie recensioni. Queste mie recensioni sono ordinate in base a svariati fattori, ad esempio a quando sono state rilasciate o a quelle più popolari. Quindi ci possono essere più modalità per visualizzare le recensioni. Se vado a cliccare su una foto, anche senza recensione, vedo la foto. Se vado a cliccare su un altro luogo dove c'è anche una recensione, posso andare a vedere delle altre informazioni. Questo per dire che il profilo Google Maps, in questo caso, raggruppa tutte le informazioni di quella persona. Quindi voi questo profilo lo potete rendere pubblico e di conseguenza le persone possono vedere dove siete stati per numero di visualizzazioni o per data, quindi l'ultima recensione recente. In questo caso un'insegna di un negozio a Londra è stata considerata la più visualizzata, poi sotto ce ne sono altre. Questo dettaglio ci porta a dire che comunque Google Maps può diventare una buona piattaforma anche per coloro che vogliono essere influencer, anche per coloro che vogliono essere seguiti. Questa caratteristica purtroppo non è disponibile al momento da desktop, quindi tutto ciò che stiamo vedendo sul computer non ci permette di andare a vedere nel dettaglio la funzione seguimi su Google Maps. Per questo io ora vado ad aprire il mio smartphone. Questo è il mio smartphone e qui dentro abbiamo Google Maps. All'interno di Google Maps, oltre ad avere la sezione Esplora, dove io posso andare a vedere dove mi trovo, o posso andare a visitare un posto, posso prendere i posti salvati, ho anche il tasto Aggiornamenti o Update in inglese. Questo tasto Aggiornamenti ci permette di andare all'interno di Google Maps per andare a scoprire cosa hanno pubblicato le persone che noi seguiamo. Quindi in questo caso, cliccando su Update, vado a vedere la foto di Flavio, oppure vado a vedere la foto di Erzi. Sono tutte persone che io ho già scelto di seguire e queste persone hanno una loro vita social. Quindi in questo caso Tiziana, che un giorno fa ha pubblicato questa brioche, questo dolce, ha ricevuto 18 apprezzamenti. Se io vado all'interno del post di Flavio, in questo momento l'ha pubblicato solo da 2 ore, diciamo che questa fotografia mi piace molto, quindi metto anche io il mio apprezzamento. Mettere il mio apprezzamento, eccolo, ci permette di far presente a Flavio che questa foto ci piace e permette alle persone che vanno a vedere il luogo, scusatemi se non so pronunciarlo perfettamente, di andare a vedere tra le varie fotografie che questa ha ricevuto un apprezzamento, un like. In questo caso questa piattaforma ci trasforma letteralmente il profilo di tutte le nostre recensioni, di tutte le informazioni che andiamo a pubblicare, come una specie di timeline, come potrebbe essere quella di Facebook, quella di Instagram o quella di Twitter. Quindi io scorro le fotografie, vedo i messaggi, vedo le recensioni e se mi piace quel luogo posso pensare di andarci. Ci sono dei profili che sono assolutamente pubblici. Ad esempio, se voi volete condividere le vostre fotografie con tutti quanti e volete che tutti vi possano seguire, potete rendere il vostro profilo pubblico. Ci sono dei profili invece che possono essere limitati, quindi voi potete decidere chi seguire o da chi farvi seguire. Su questo Google ci aiuta. Ha reso disponibili delle guide, ve le inserisco sul link in fondo a questo video, per andare a scoprire come seguire un profilo di Google Maps. In questo caso il profilo può essere seguito attraverso determinate azioni, quindi se la persona vi passa il link o se voi trovate il profilo in maniera pubblica. Questo sistema è attualmente sempre in via di sviluppo, quindi potrebbero esserci delle variazioni. Come vedete dal computer questa funzionalità ancora non è disponibile, però sia su Android che su iOS, quindi su iPhone e iPad, è possibile andare a cercare e seguire le persone. Allo stesso modo potete smettere di seguire
queste persone, o potreste iniziare a seguire delle attività, in questo caso tramite la funzionalità aggiornamenti. Anche qua la funzionalità per seguire l'attività è un qualcosa che è variabile con il tempo, quindi potrebbe esserci o potrebbe essere rimossa. Voi potete comunque andare a cambiare le impostazioni per decidere chi può seguirvi, nel senso che potreste rendere il vostro profilo un po' limitato o addirittura limitatissimo per evitare che le persone possano andare a seguirvi a vostra insaputa. Ad esempio, potreste rendere il profilo visibile solo alle persone che ne fanno richiesta, un po' come succede con i profili privati su Instagram, per intenderci. Questo lo potete andare a vedere all'interno del vostro Google Maps su Android tramite impostazioni, contenuti personali e privacy del profilo. Su iPhone anche è lo stesso principio, impostazioni, contenuti personali e privacy del profilo. Google è attento a queste informazioni e vi permette quindi di andare a bloccare anche eventuali soggetti che non volete vi seguano per qualsiasi motivo. Tenete presente comunque che le fotografie che voi lasciate su un determinato luogo saranno comunque visibili al pubblico, ma se non siete, tra virgolette, rintracciabili tramite timeline, sarà molto più complicato andare a scoprire dove e quando avete pubblicato determinate informazioni. Detto questo, come fare per andare a catturare il vostro profilo seguimi e condividere con le vostre persone? Voi potete andare all'interno di Google Maps e andare a prendere il vostro profilo. Dentro il vostro profilo avete la possibilità di condividerlo. Condividendo il vostro profilo avete la possibilità di mandare a qualcuno la vostra personale situazione, la vostra timeline, chiamiamola così, e quindi le persone poi dopo potranno andare a vedere tutte queste informazioni, quindi ciò che avete lasciato come recensioni o ciò che avete lasciato come fotografia. Il sistema è, come ripeto, sempre in via di sviluppo, quindi vi chiedo di continuare a seguire questi video per capire quali saranno le nuove funzionalità disponibili a breve all'interno del sistema e per andare a scoprire anche come fare per farvi trovare o per trovare altre informazioni online che possono essere utili per la vostra scoperta. Come vedete, Google in questo caso mi suggerisce di andare a mangiare i cornetti o di mangiare in pasticceria o di andare a cercare delle attività a Roma, in quanto probabilmente ha visto che ne ho recensite molte. All'interno di questo profilo posso vedere chi sono le persone che mi seguono e posso andare a vedere chi sto seguendo. Questi profili sono pubblici, nel senso che comunque sono già visibili online. E allo stesso modo avete la possibilità quindi di andare a scoprire un po' di più del mondo, un po' di più di tutto quello che c'è su Google Maps. Ultimo appunto, tenete presente che su Google Maps potete trovare non solo informazioni personali rilasciate dalle persone, ma anche informazioni riguardanti eventi pubblici o attività indicizzate altrove. Google Maps è in costante e continua modifica e di conseguenza può essere un'ottima piattaforma per divulgare qualcosa di locale o per mettere in evidenza qualcosa che altrimenti sarebbe complicato andare a scoprire. Per qualsiasi domanda non esitate a commentare sotto questo video e mi raccomando, andate a scoprire il vostro profilo, quante visualizzazioni avete avuto e come poter seguire altre persone in modo da scoprire di più su Google Maps. Un saluto a tutti e buongiorno.